È il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Sono nei box con il mio amico Michele Filippi, che però oggi non vedo il solito sorriso che ha sempre, ma è un po' stentato. Voglio capire perché. Allora, ciao a tutti. Sì, hai ragione, sono un po' demolito fisicamente. Ho esagerato con i turni ieri perché abbiamo montato da due uscite la telemetria e volevo acquisire dati. Peccato che ho fatto 4 turni alla mattina prima delle qualifiche. In qualifica non riuscivo neanche a frenare, praticamente assurdo. Pensavo probabilmente di avere la preparazione di un pilota della MotoGP, ma no, non ancora. Ma questo è perché tu dai sempre tutto, sempre il massimo, sempre il 100%, anche oltre, giusto? È vero, infatti ho fatto un 37.7 nel turno prima delle qualifiche, che non è un gran tempo, però insomma stavo iniziando, grazie alla telemetria, a capire alcune cose. Però era già il quarto turno, sono completamente esploso. Vi dico solo che pensavo, adesso esco, poi dicevo no, ne faccio ancora uno, adesso ho fatto 4 giri girando in 2 minuti. Ero quando proprio uno non ha più niente di lucidità. È stato un errore, non mi è mai successo. Sì, però sarai anche cotto, diciamo, ma sei anche tanto autocritico, mi sembra. Vabbè, ho capito, ma non si può fare una cosa così comunque, cioè. Cioè, non ho pensato che se mi sentivo talmente bene al quarto turno, anche se ho fatto solo 37.7, ho detto va bene, ma mi sentivo in canna. Poi è stato proprio un crollo che quasi mi girava la testa prima di entrare a girare. Comunque Michael Ferrari invece, l'altro mio pilota, per adesso è quarto, parte quarto, sempre nella 600 Open, e può fare ancora di più, speriamo che comunque nessuno gli passi davanti. E gli altri miei ragazzi stanno facendo le qualifiche adesso, quindi non ho nessun aggiornamento. Bassi Daniele, 600 Restata, che è in questo momento dentro a fare le qualifiche. Oh, è sempre un piacere parlare con questo qua. Spero adesso che ho le qualifiche 2, per 2 giri di riuscire a tenere, di migliorare un pelo la mia posizione, perché decimo non va tanto bene come posizione. Oh, noi siamo lì fuori ad aspettarti, eh. Ciao. Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao. Quinto e ultimo round anche per la 600 Open e Stock con la pole position di Simone Saltarelli, 1:34.975 per il numero 121, che parte primo e che oggettivamente deve dare la staffilata finale per la vittoria della categoria. Secondo Giacomo Gioia, 1:36.216 a chiudere. Matteo Gallan, 1:36.492, apre la seconda fila. Super Michael Ferrari, che ha chiuso in 1:36.835. Occhio, perché i tempi tra Ferrari e Gioia e anche diversi piloti più avanti sono molto vicini e possono giocare tutti per la seconda posizione. Quinto Nicola Campedelli, wildcard, 1:36.900 a chiudere. Alessandro Pozzo, 1:36.946. Terza fila che si apre con Massimo Gamba, 1:37.028, 37 bassissimo, 37 basso anche per Alex Marley, 1:37.166, ottavo e nono Michele Filippi, che inizia a essere uno di quelli più staccati, ha chiuso in 1:38.167, potrebbe essere colui che si gioca da questa posizione in poi la nona e sarà pronto a battagliare ad esempio con Davide Mortali. Quarta fila, 1:38.263. Michael Colletti, 1:38.465 e anche Matteo Osler, 1:38.508, si trova a 4 decimi da Filippi. Osler, anche lui evidentemente deve provare a giocarsi la posizione
insieme a Boccenti che apre la quinta fila 1.39.382, Tomio 1.39.859, Luigi Serra 1.40.465 e Jacopo De Maria 1.42.885. A questo punto classiche interviste pre-gara e poi siamo pronti, carichi e battaglieri per una gara che si preannuncia entusiasmante. Sei stato molto veloce nelle qualifiche, cosa ti aspetti da questa gara? Aspetto una gara di testa, cerco di concludere il campionato nel migliore dei modi, anche se sono già messo bene per il campionato, quindi il mio obiettivo è semplicemente di stare davanti e basta. Buona fortuna allora! Grazie. Tutto pronto per la 600 Open Stock, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Eccoli qua la partenza con Saltarelli davanti a tutti. Andre, debbo fare un annuncio perché Saltarelli era uno di quelli che si giocava la vittoria finale del campionato. In realtà con l'assenza di Bianucci, Michael Ferrari davanti a tutti, sputa, no? Cioè davanti proprio forse Saltarelli, se non sbaglio, no, è Saltarelli, ma forse era Gioia. Ti devo annunciare questo, Saltarelli è già campione prima dell'inizio della gara. Ecco, l'assenza di Bianucci, sì, a questo punto sì. L'unico che poteva impensierire, Simone Saltarelli, che ha avuto un excursus, una rimonta meravigliosa. Intanto siamo on board con Matteo Osler, gara al meglio di 12 giri. Vince Saltarelli la classifica di competizione. Anche qui posso permettermi di dire una vittoria meritata. Ha fatto una rimonta clamorosa e adesso si trova a voler fare una rimonta clamorosa, Andrea, anche perché partiva dalla prima posizione, ha avuto un brutto spunto, Saltarelli quarto, adesso ha scavalcato Gallan, si trova terzo. Che gara ti aspetti? Per conto di Saltarelli intendi? No, in generale, dai, parliamo un po' della gara in generale. Beh, è una gara... un lungo, ma una gara alla 600 sempre bella, piena di colpi di scena, con probabilmente un Saltarelli, vedi, in rimonta. Eccolo lì, Saltarelli su Ferrari, sfrutta il rettilineo, mangia metri e macina chilometri per cercare di avvicinarsi alla prima posizione, ne sta compiendo di sorpassi, piccola sbandatina, l'ha tenuta però, Sì. Ecco, una gara interessante, Andrea, perché qui siamo al rettilineo del primo giro, il primo di 12 giri. Saltarelli si trova in seconda posizione, lo ripetiamo e lo ribadiamo, primo della competizione Simone Saltarelli. Ti chiedevo, ecco, 12 giri però sono tanti. Sì, iniziano a essere, diciamo, fino a 10 ci si riesce facilmente. Quando passi il decimo giro inizi ad avere un po' la lingua lunga, ecco. Però secondo te possono soffrire queste gomme e questi piloti, anche se il tempo è dalla loro da questo punto di vista? Allora, diciamo che potrebbe essere, intanto vediamo Saltarelli. È passato. Saltarelli si è ripreso di forza, di peso, di grazia. La prima Ferrari, dritto alla parte di Ferrari, e penso che qui vai a rialzarti. No, non vai a rialzarti. Anzi, è anche caduto. Problema, sai cos'è? Che qua la ghiaia è molto profonda. Sì, che mina! Eh sì, l'importante è che non ci si sia fatti male, Visto la moto capottarsi bene. Bandiera gialla, Saltarelli, Gallan erano davanti, se non ho visto male, qua dietro Filippi che non riesce. E a questo punto cerchiamo anche di capire, perché con bandiera gialla poi non si possono effettuare sorpassi. Non si possono effettuare, bisogna vedere se non fanno la rossa, perché la rossa vuol dire che fermano la gara. Quindi siamo in attesa, Andre. Siamo in attesa un attimo di capire un po' anche. Vediamo. Nel frattempo qua stanno tirando ancora, Saltarelli è davanti. Qua siamo con Osler, che ha davanti... È un po' lontano Osler, effettivamente. Però guarda come si avvicina alla frenata. Sì. È entrato. Comunque Saltarelli gioia. Sì. Questi due, quelli che stanno provando a di dominare, bandiere rosse non ce n'è, quindi la gara sta continuando. Sta proseguendo la gara, vuol dire nulla di grave. Nel frattempo è ripartito Ferrari, ma ha perso tanto tempo. È ripartito, ma penso che abbia perso anche praticamente un giro a questo punto. Mi viene da pensare, Andre. Ah, beh, sì. Forse magari tutto un giro, però diciamo che parte sicuramente in ultima posizione. Siamo on board con Filippi,
all'inseguimento di Galland, dovrebbe essere davanti lì, si vede un po' da lontano, potrebbe essere potrebbe, non ha avuto un grande spunto da questo punto di vista. È una gara un po' particolare, Andre, perché abbiamo già visto due svarioni, uno svarione da parte di Ferrari che poi è riuscito a ritornare in pista ma ha praticamente pregiudicato la gara. Sì, certo. E poi abbiamo visto successivamente in lontananza anche un'altra caduta, per fortuna senza conseguenze. Saltarelli sta andando come una mina, però. Sì, sta andando forte tutto l'anno, che comunque è in bolla. E quando sei in bolla, poi sì, sai che diventa anche. Andiamo a rivedere qualche slow motion della fase iniziale. Era proprio Gioia che aveva preso le redini, stava trainando il gruppo in prima posizione, poi Saltarelli, che era partito molto male, Andre, dobbiamo dire la verità, dalla prima si era trovato in quarta, ha scavalcato uno dietro l'altro i vari piloti davanti a sé, tra cui Ferrari e poi lo stesso Gioia, certo. Si è messo primo, ma adesso sta andando veramente adesso come un pazzo, adesso sta tirando veramente dei temponi probabilmente. Sì, perché sai, comunque i primi giri bisogna sempre stare un attimo all'occhio, un po' per le gomme, un po' per tutto, e poi quando prendi il ritmo, il passo, puoi iniziare a martellare. No, ecco, anche perché poi il tempo, ecco, adesso si vede questo spiraglio di luce, in realtà faceva freschino, sembrava dovesse piovere da un momento all'altro, poi questo temporale è passato proprio di fianco. Sì, è vero, sembrava che dovesse arrivare la grandine, infatti eravamo lì tutti in attesa, aveva iniziato a piovere alle 11, esatto, che era praticamente prima della prima gara, sì, e sì, c'era un serpeggiava un po' di preoccupazione, non tanto perché qualcuno, però giustamente sai, con la pioggia diventa un po' più difficile anche un po' il tutto. Invece non ha praticamente piovigginatino. Io ho sperato nella pioggia. Sì, la danza hai fatto. Ma attenzione, Osler, abbiamo un'immagine, non capisco. Adesso cerchiamo un attimo anche un po' di capire con l'aiuto delle immagini. Con il numero 13 si trova Ferrari, che tra l'altro è colui che ha subito prima quel dritto, Andre, e che in questo momento si trova a dover rimontare un qualcosa di praticamente impossibile. Mentre davanti Saltarelli continua a dare a cannone, Gioia alle spalle, iniziano a comparire un po' anche un po' tutti quanti gli altri piloti che lo vanno un po' a seguire, con un Marley che sta salendo su abbastanza bene, Andre. Già. Filippi si sta inchiodando a quel gruppone. Io ti avevo detto, ho fatto un pronostico prima dicendo sai che secondo me si crea quel gruppone e magari qualcuno ne esce fuori bene. Vedo, ho visto anche Gamba prima con la 74 sulla carena. Saltarelli sicuramente non fa parte di quel gruppone. No, direi di no, anzi, ma sai che però sta, non ti voglio chiedere, vedo che tante volte scoda la moto, ma è perché si sta prendendo lui dei rischi o probabilmente anche il vento che non lo aiuta? No, ma lì è normale, quando freni parte un po', frena fortissimo tra l'altro, parte un po' il dietro, è normale, poi la butti dentro, ma ci sta, è tutto sotto controllo, tutto on fire. Soprattutto Saltarelli, peccato per Ferrari che ha pregiudicato una gara che poteva essere buona per lui. Gioia ci sta provando, è bravissimo, perché davvero sta lì e non sta muovendo. E tra l'altro, Gioia, siamo al terzo giro, come intanto Filippi continua a studiare la situazione dei piloti davanti, chissà che prima o poi non provi la beffa. Gioia ha fatto un secondo giro in 1:36:016, che ha migliorato il tempo di qualifica. Vedi. Saltarelli ha fatto 35:04 e ha preso solo 6 decimi in quel giro. È chiaro che Saltarelli stia andando come una mina. Questo senza dubbio. E questo l'abbiamo capito ed è abbastanza chiaro. Però Gioia ci sta provando. Anche perché è l'unico che riesce un po' a tenere di testa. Gli altri. Sì, gli altri si sta formando un gruppone dove vedi appunto c'è Gamba, c'è Marley, c'è Pozzo che magari tra poco risale. Molto spesso Pozzo parte male, poi riesce in qualche maniera con dei guizzi importanti a risalire. Alzano il braccio. Ho visto che hanno alzato, questo pilota davanti ha alzato il braccio. Ecco, vedi? Alzato il braccio, sì. Quindi forse è successo qualcosa. Rossa. Speriamo sì, di no, eh. Hanno alzato tutti i braccio. Hanno alzato il braccio, è rossa sicuramente. Assolutamente. Vediamo se... Sì, è rossa. È rossa, abbiamo visto le bandiere, sento la bandiera rossa. In questo momento si gira qualche pilota. Saltarelli stava dominando, bandiera rossa. Quindi mancheranno poi 7 giri. Si rientra al box. Si rientra a box e tra l'altro ti chiedo anche, adesso capiamo, speriamo anche che non sia successo nulla di grave. La mia domanda, Andrea, è la seguente.
Succede questo adesso. Quando rientri in pista, le gomme ti sono pure raffreddate decisamente, quindi devi riscaldarle. Diciamo quindi due giri di ricognizione può essere. Sì, no, ma il problema... Eccolo allora qua, Ferrari rientra. È uno dei primi perché era stato doppiato. Sì, diciamo che sai, si rientra al box. No, chi, è il primo. Chi ha il box si può mettere davanti al box, al volo attacca le termocoperte ed è già pronto per ripartire. Chi non ha il box, no, deve andare sotto il gazebo. Ed è un problema perché potrebbero chiamarti tra 30 secondi come potrebbero chiamarti tra 4-5 minuti. Intanto giustamente noi facciamo una chiacchiera, Andre, perché abbiamo avuto lo stacco. Non, quindi delle volte rischi di andare al gazebo e ti chiamano e entro un minuto richiude il semaforo. Quindi se non sei svelto è un problema. 8 giri, Andre, mancano 8 giri. Tutto pronto per la ripartenza della 600 Open, la bandiera rossa che sventola, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio, si stanno andando a incastrare i piloti, nulla di grave per fortuna, Andre? Meno male, dai, meno male. Adesso dovrebbero essere 8 giri. Sì, sono 8 giri, te lo garantisco, 8 giri. Per quanto riguarda questa seconda parte, mentre il via partiti da questo punto di vista è ripartita la gara e a questo punto vediamo questa volta è Saltarelli che la spunta, va davanti lui. Ok, nel frattempo ricordiamo che in questo momento per Michael Ferrari si apre una nuova opportunità perché è tutto da rifare come una nuova gara, quindi sperando per lui che non abbia avuto problemi di chissà quale tipo alla moto. Filippi, no. Mamma mia, hanno rischiato la collisione, non penso, perché è andato dritto ma si è appoggiato per terra, non dovrebbe aver fatto danni, nulla di grave. 8 giri, Andre, ti chiedo. Bel sole, un sole splendido in quel del Cremona Circuit. Saltarelli è già campione, a questo punto è partito forte, io penso e auspico che possa veramente scappare. Sì, c'è di bello che... Che dici? Diciamo che adesso sai, col fatto che comunque con la mente sei tranquillo, cerchi di spingere, basta, tanto devi fare 8 giri in testa. C'è sempre gioia dietro, però ha un certo feeling gioia con questa pista e tra l'altro gioia si avvicina a poi Saltarelli, poi da un altro punto dritto, la moto di Saltarelli è più forte, anche perché qui se fosse forte moto, simile una moto prenderebbe la scia forte, gioia. Sì, no, ma non ce la può fare. E niente, poi comunque frena anche forte, quindi entra largo. È largo, è largo, vediamo se gioia. Ferrari ancora. Ancora Ferrari, niente, non è giornata per Michael Ferrari, Andre. Non è giornata, gioia è vicinissimo a Saltarelli questa volta. Concluso il primo giro degli otto. Lo ripetiamo e lo ribadiamo, abbiamo avuto prima una bandiera rossa, Andre, che ha bloccato la gara. Per fortuna nulla di che. Ripartiti, Saltarelli molto bene. Gioia secondo, terzo Marley. Questa è una grande novità. Eh sì, assoluta, una novità assoluta. Colletti, no, gamba, alle spalle. Che peccato per Ferrari, cavolo. Si è fatto i primi giri. E niente, secondo me è proprio... Devi prendere le misure perché poi sei un po' di non agitazione. Può essere un problema oggettivo anche questo di gomme? Ma no, non penso, dai. Cioè, non credo. Secondo me... se c'è la giornata un po' che sei basta, sei sfigato, dai. Dai, ci sta anche quello, non ti va bene. Intanto Filippi entra su Pozzo o forse su Mortali, perché davanti è Pozzo e inizia un tentativo di rimonta magari anche di Filippi, perché no, visto che si trovano un po' tutti quanti dietro alle spalle attardati con le rispettive carene, con le rispettive moto, con Osler che si trova in questo momento in decima posizione. Ma quello è Filippi? No, davanti è Mortali e davanti a Mortali c'è Filippi. Quindi sì. Ci sono stati un paio di sorpassi, di controsorpassi, mentre sì. Saltarelli fa un po' più fatica adesso, perché prima la frenava e riusciva, anche la se teneva. Sbandava un po' la buttava dentro, adesso la frena ma te l'ho detto. Fa un po' fatica a fare la manovra dal dritto a girarla. Marley, Colletti e Gamba stanno formando un gruppettino di tre piloti che si sta insidiando, forse diventano quarto, il quartetto Cetra, Marley, Colletti, Gamba e Gallan, con Pozzo che prova a rinvenire, Filippi che non riesce, o meglio ha staccato Osler e Mortali e sta provando a gettarsi all'inseguimento degli altri. Però può esserci gara per la terza posizione, o secondo te Marley prende, scappa e se ne va?
No, beh, che scappa e se ne va, dai, non lo so, secondo me potrebbe anche esserci, perché alla fine Coletti, adesso bisogna vedere sul riscontro con noi quanto è distante dalle immagini. Allora, guarda, cerchiamo. Gamba ha fatto 1.36.8, Coletti 1.36.6. Filippi 37,9, altissimo, però naturalmente Filippi sta rimontando, quindi si trova molto più attardato e sta perdendo molto più tempo nel tentativo di sorpassare contro scavalcare. Marley 36,5. Allora è difficile anche andare, perché ha preso un po' di spazio in precedenza Marley. Sì. Intanto lì abbiamo visto Gamba, se non sbaglio. Sì. Doveva essere Gamba quello. Sì, è Gamba. Con Coletti, sì, che sta provando a prendersi la posizione. Se le stanno dando, quei due se le sono giurate all'inizio, se le stanno dando. Non vediamo il distacco di Saltarelli con Gioia, però ti posso dire, Andre, come era ancora l'hai visto? Non riesce a chiuderla bene. Ha preso spazio, Saltarelli ha fatto 6 decimi meglio nel giro precedente. Però è una guida diversa. Diversa dalla prima partenza. Diversa dalla prima partenza, specialmente nella fase da quando frena all'inserimento. Poi riesce, ci mette una pezza lui e va bene. Sì, 35,7 però. Saltarelli Andre in questo caso, eh? Alzati drasticamente. Osler. Sì. Mortali? Con lo Mortali. Passano, perché Mortali se ne va davanti. E allora Marley, Coletti, Gamba, Gallan, Pozzo, questi le posizioni dalla terza alla settima. Mi sembra che si siano staccati, però Mortali, Osler, Filippi non vedo. Mi sembra che sta provando a riallacciarsi al gruppone. Chissà che non ci arrivi, non lo so. Non ho la bacchetta magica, caro mio Andrea Tommio. La bacchetta magica non ha neanche Saltarelli. Saltarelli che però è, lo ripetiamo. Però Saltarelli sa di aver Ferrari, ragazzi, è venuto su, sì. Ferrari, quello davanti non ti dico neanche chi sia, non mi dire sono io, lo so che sei tu. Sono io che tra poco mi fermo. Ecco, si ferma perché aveva un po' da sbrigare delle urgenze, delle pratiche. Ferrari che aveva e ha avuto un passo decisamente diverso rispetto ai piloti in fondo, ma ha pregiudicato la gara e prima e dopo con quei dritti. Saltarelli sempre in carena col suo motone. Saltarelli è un altro che può fare il salto di qualità, Andre? Beh, diciamo che già qua in classe regina ha vinto il campionato. Lui sta partecipando a un altro trofeo che è anche lì in ballo per vincerlo. Un bel pilota. Sì, Simone Saltarelli è uno dei talenti, che perché è un ragazzo giovane. Sì, 21 anni se non sbaglio. Ha avuto modo anche con lui, oltre che con Liberini, di commentare diverse gare. Un occhio analitico, critico. Un ragazzo veramente per bene. Saltarelli davanti, Gioia secondo, Marley, Gamba, Coletti, Gallan, Pozzo, Filippi. Queste le prime 8 posizioni. Raffronto 36,5 Gioia e 35,8 Saltarelli, qui gli ha dato 7 decimi e infatti si vede che anche a vista d'occhio si stanno allungando, anche perché la mia domanda poi, Andre, resta sempre quella: Gioia può fare quello che possiamo, può fare quello che vuole oggettivamente, ma tanto andare a prendere l'altro. Ferrari, madonna mia, Ferrari ha deciso oggi che vuole rischiare. Ha deciso di non frenare. Ha deciso che si vuole anche divertire, secondo me è un po' arrabbiato, probabilmente più con se stesso per quanto concerne questi tentativi di rimanere in piedi col suo motone. Il buon Michael Ferrari, che non è soddisfatto evidentemente di quello che ha fatto con i due dritti. Andre, stavamo parlando anche di Saltarelli, pilotone, stavamo dicendo. Intanto qua qualche slow motion, io mi permetto anche un po' di andare a fare un check per quanto concerne tutte quante le gare. E non ci si giocava, ti ripeto, Saltarelli ha vinto per via dell'assenza di Bianucci, ma mi sembra che avesse tutte le carte in regola per confermarsi. Sì, sì. E per confermare la propria presenza. Ci si giocava qualcosa a livello di riscontro proprio cronometrico per quanto riguarda la stock. Già, è vero. Per quanto riguarda la stock, io ho sotto mano i tempi. Occhio, perché bisogna tenere Osler, Marley e Pozzo. Erano loro che se la giocavano, con Marley che era decisamente distaccato. A Osler bastava, sto facendo un calcolo, la terza piazza, 9 punti di scarto. In questo momento Marley è davanti, Pozzo è secondo, terzo è Osler e finirebbe così. Serra non mi sembra che sia o che abbia le carte in tavola per poter rientrare.
potrebbe permettere questo Osler di laurearsi campione della stock, però aspettiamo prima che non portiamo sfiga a qualcuno, Andrea, oggettivamente. Giusto. E non si fa nel circus delle moto, caro mio Andrea Tomio, senza che fai poi lo sborone qui al mio fianco, che t'ho visto, stavi girando col tuo triciclo. Mi sono fermato. Si è fermato Andrea Tomio, ci siamo fermati anche noi con il commento della gara, stiamo vedendo qualche slow motion interessantissimo da parte delle varie moto, stavamo parlando anche un po' di Simone Saltarelli, colui che si è laureato e che è campione della classe un po' regina della 600 stock, della 600 open, scusatemi, stiamo andando ad indugiare con qualche slow motion. Questo è Jacopo De Maria che affronta un paio di curve, Jacopo De Maria che partiva dall'ultima piazza 42 e 8, stavamo un po' anche Andre raffrontando e parlando un po' al di là del circuito, di tutto quanto quello che abbiamo detto anche in precedenza nella race attack con Liberini, che ha vinto la questione, il punto del tifo dei piloti. Eccoci qua ritornati in diretta con Osler. Eh sì, Osler in questo momento è decimo, stavo facendo un calcolo, Pozzo gli è davanti, Serra è tredicesimo, a meno che Osler deve rimanere in piedi, ecco, per vincere la sua categoria. Eh sì. Questa è l'unica cosa che vabbè, poverino, non ce la si augura mai, che può sperare Marley per poter vincere la sua categoria, e che Osler cada o che Serra improbabilmente, però mi sembra riesca a scavalcarlo, anche perché Serra va drasticamente più lento rispetto a quelli davanti. Saltarelli ha fatto veramente il... Eh sì, assolutamente. Ha creato un gap importante, si è creato un gap tra l'altro anche tra Marley e Gamba. Vedo che Gamba, occhio come sta venendo su Pozzo, Andre. Eh sì. Pozzo non è la prima volta, è autore di grandi rimonte a gara in corso. È un po' il Cal Crutchlow, no scherzo, della 600 Open. No, però Pozzo era già stato autore di grandi ritorni da questo punto di vista. Intanto quello è Davide Mortali, se non sbaglio, questo Kawasaki, sì, giusto? Sì, giusto. Mortali, andiamo con Ferrari, undicesimo, scavalcato anche Bocenti, si sta cercando di gettare all'inseguimento di Osler, anche qui gara compromessa da parte di Ferrari, una gara finita. Peccato, perché probabilmente... Un po' di ritmo magari doveva per stare tra i primi cinque. Sì, secondo me sicuramente era lì fino a Gallan Filippi, nei primi 7-8 c'era senza problemi. E poi sai, quando sei là davanti un passaggio l'altro, quando inizi a essere lì da solo fai anche fatica, non vedi davanti nessuno, non hai quel riferimento che ti possa permettere di dire sì, posso arrivare a qualcuno. A un certo punto è come se mollassi e dici vabbè, se non arrivo solo, più a nessuno, dove vado? È un po' così, ecco. E invece Osler sta praticamente combattendo da inizio gara con Mortali per questa posizione, la nona e la decima. Sì, però vedo che non ha mai sferrato un attacco Osler su Mortali. È lì, lo vede, ma... Sì, non riesce ad essere così performante per poterlo sorpassare, mentre Pozzo è quinto e si è gettato totalmente, unanimemente, all'inseguimento di Gamba. Non so se riesca ad arrivare a Marley. Poco cambierebbe anche adesso in questo vicino, caso Osler, della classifica. Adesso. E qui la passa. Qui l'ha passato Osler. Passa Mortali, che carenata che gli ha dato. Tra l'altro l'ho anche guardato Mortali. Ha avuto anche... dico, non uno screzio, un diverbio, però come per dire, oh, ma che fai? Dove vuoi passarmi? Che fai? Deve fare il suo lavoro, deve provare a sorpassarti, caro Davide Mortali. Non c'è riuscito, perché altra grande super difesa da parte di Davide Mortali su Matteo Osler. Beh, insomma, affiancarsi così sul dritto e dare una mezza carrerata non è mai... L'hanno fatto in pochi, mi ricordo una volta sul dritto una carrenata che... da parte purtroppo di Marco Simoncelli, sembra che fu con Bautista. Sì. Lì sì, non è che però diede una carenata, è quasi come se gli diede un calcio a momenti per dire per favore non so passarmi. Mannaggia, davvero, aveva fatto un cappottone sul rettilineo del Mugello. Bravissimo, era capottato in avanti. Proprio quella la gara, perché voi pensate che io non ne sappia, ma qualcosa mi ricordo. Ho delle reminiscenze, caro il mio Andrea Tomio, il mio compagno di Marachelle. Saltarelli qui ce lo fanno vedere sempre sul rettilineo, ma tra un po' sbraca, lo so, lo immagino già. Infatti guardalo. Niente, non è o probabilmente Andre proprio il suo modo di affrontarla. Forse la fa così. No, perché i primi giri non mi sembrava la facesse così. Ecco, nel frattempo ancora. Guarda, Mortali si gira. Ma vedi, è proprio fa... così. Ecco, questo è il zigzag per non prendere, per il modo che non prenda la scia. Ultimo giro.
Simone Saltarelli guarda Pozzola dietro. Guarda Pozzola dietro come Gioia, ha preso campo, Gioia, l'ha già scavalcato. Gioia è stato bravo, lì, bravo. È stato veramente bravo. Pensavamo che potesse esserci un distacco molto più ampio. Invece no, assolutamente. Guarda qua, stesso punto di prima. Stesso punto di prima, Osler. L'ha passato? Boh, sì. Questa volta è Osler davanti a Mortari e qui sorpasso bravissimo Matteo Osler. Grande sorpasso. Bravo. Potrebbe essere un sorpasso che certifica, che cesella la posizione in classifica che serve a Osler per vincere la 600 stock. Ripetiamo e ribadiamo, Andre, non servirebbe chissà quale monumento da parte di Osler. Ancora Ferrari, mamma mia ragazzi, si è preso... Ah, però Ferrari è arrivato, li ha raggiunti. È arrivato. Ha preso Mortali Osler. È per quello che ti dico, guarda che cioè, era lì, ce l'aveva sicuro. Sì, effettivamente. E beh, è là, adesso rischia di fare settimo, ottavo, così. Tu sei scomparso. No, io sono. In questo momento sono a bere il caffè. Sono a bere il caffè. Non sei manco presentato a commentare. Bravissimo. Tanto bravo. Eccolo Ferrari! Bravissimo. Ci stiamo emozionando su un sorpasso di Ferrari per il decimo posto, perché giustamente. Non ci sono stati grandi sorpassi. Però guarda Pozzo dove si trova. Te l'avevo detto, Andre. Pozzo sarebbe salito su bene. Si trova quarto. Alla fine strappa. Guarda che Ferrari, guardalo che è vicino anche Osler. Secondo me prova a passarlo. Se accelera bene qua, che gli prende la scia, che riesce. È un po' lontanino, vince. Però, Simon Saltarelli che si aggiudica la classifica di categoria. Guardalo. Lo ha passato. Super. Frena Ferrari. Non te ne andare nella ghiaia e non se ne va. Bravissimo, qui l'ha chiusa benissimo. Bravo. Oh, due sorpassi nell'ultimo giro e fatto una gran bella rimonta, e questo forse apre ancora di più a qualsiasi considerazione per quanto riguarda quello che sarebbe potuto essere, ma che non è stato. Vince Simone Saltarelli, secondo Giacomo Gioia, terzo Alex Marley. Questa è una grande notizia. Marley vicino molto a Bradley Smith, spesso sono sempre insieme. Pozzo, Gamba, Gallan, Colletti, Filippi, Ferrari, Osler, Mortari, Vocetti, Serra, De Maria. Andre, vince Saltarelli che si aggiudica la classifica. Gioia secondo, terzo Marley a questo punto, parco chiuso, e poi considerazioni finali. Simone Saltarelli, che gara Simone, cosa hai combinato? Vabbè, è stata una bella gara, come finale di campionato direi che vada piuttosto bene, ecco. L'obiettivo era quello di venire qua e vincere, ed è quello che abbiamo fatto in sostanza, quindi sono molto contento, ringrazio Green Speed, Stefanini e la Dunlop per questo, quindi beh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Non hai fatto altro che prendere e vincere, nonostante tutti i problemi che ci sono stati. No, esatto, l'unica cosa da fare era quella, partire, andare davanti, e che era di fare un po' di gap all'inizio, ed è quello che abbiamo fatto. Quindi sono contentissimo, ringrazio tutti, ringrazio gli sponsor, siamo a posto. Grandi emozioni, grazie mille, ciao. Grazie a te. Ciao. Michele Filippi, l'abbiamo visto arrivare con un'alzata di spalle. Michele, può essere, sì. Perché dai, allora, sono contento perché sono sceso sotto il 37, ho fatto un 36,9, sono contento. Il fatto è che ero... tutte e due le ripartenze, perché c'è stata la rossa, la prima, seconda, certo. Avevo un gruppetto davanti dove avevo anche il passo buono e tutto, poi commettevo un errore qualcuno davanti, io facevo lo stesso errore, lo stesso, e perdevo le... Vabbè, però mi sono divertito e ho migliorato, e quello che conta è questo, che bravo. siamo andati avanti, abbiamo fatto uno step avanti, dai. Sei un grande, a presto, ciao caro. Ciao ragazzi. Bentornati da Parco Chiuso, qui il mio fianco Andrea Tomio. Gianluca, è finita l'ultima gara. It's over, The Last Dance. Finisce con la vittoria di Saltarelli, 135 punti. Bianucci che non si presenta, 98-95. Michael Ferrari nella stock. Osler, 117. Marley, non gli basta la vittoria di categoria per aggiudicarsi il campionato. 115-83. Pozzo, è stato una grande annata. Andre, speriamo di vedervi tutti l'anno prossimo. Assolutamente sì. Ci vediamo l'anno prossimo. All'anno prossimo, ciao ragazzi. Ciao.